mezzo della dittatura di Mussolini. Durante la dittatura di Mussolini noi eravamo obbligati ad essere iscritti nel mestiere delle arti girovaghe. È vero, eravamo equiparati ai lustrascarpi, ai cenciaiuoli. Eravamo obbligati ad avere un tesserino, ma neanche Mussolini aveva osato proibire l'uso degli strumenti musicali di qualunque forma. Ebbene, la giunta Alemanno è riuscita in tutto questo, a votarla questa legge. C'era anche un consigliere particolare, il consigliere Tredicini, è quello che possiede tutti i bar mobili su ruote che trovate nella città di Roma. Ebbene, è strano, c'è proprio un esponente che appartiene a una famiglia che domina il commercio ambulante a Roma, vota contro gli artisti di strada, che è rinomato, sono degli individualisti, ognuno va per conto suo quando vuole, nel rispetto delle persone, degli uomini, e credendo che l'arte sia un valore che nutra le persone. La musica, la giocoleria, il clown, le poesie, gli acrobati parlano ai bambini, agli adulti e agli ex bambini, alle ex bambine. I nostri cerchi e i nostri cerchi, i bambini diventano grandi e i grandi tornano bambini. Aiutateci a difendere l'arte di strada, venite a firmare per la delibera per un nuovo regolamento giusto e condiviso tra gli artisti di strada e la popolazione romana. Yeah.